Presidente, è di nuovo il momento dell'informazione su TV 2000 in apertura in Marocco per il 28esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, il primo dei due giorni di visita nel servizio di Cristiana Caricato. Francesco arriva a fianco al re del Marocco sulla spianata della Tour Hassan, lucida di pioggia. Ad attenderlo da ore uomini con il fez e donne velate davanti a ciò che rimane dei sogni imperiali di Rabat, il primo atto pubblico. È Mohammed VI a presentare la monarchia illuminata, il paese islamico moderato che ha fatto della lotta al terrorismo e al radicalismo la propria personale missione. Nel benvenuto all'ospite l'assicurazione di un paese dove moschee, sinagoghe e chiese coesistono in pace oltre la tolleranza nella fraternità. Al discendente del profeta, comandante dei credenti, Francesco ricorda l'incontro 800 anni fa tra il santo di Assisi e il sultano, evento profetico per tensione ideale e audacia, ma soprattutto ribadisce la necessità di unire gli sforzi per costruire un mondo più solidale, percorrendo la via del dialogo e della conoscenza reciproca. Costruire ponti, chiede Francesco, che rivendica l'importanza del fattore religioso. Ecco perché la libertà di coscienza e la libertà religiosa, che non si limita alla sola libertà di culto, ma deve consentire a ciascuno di vivere secondo la propria convinzione religiosa, sono inseparabilmente legate alla dignità umana. Passare dalla semplice tolleranza al rispetto e alla stima per gli altri è l'invito di Francesco, che plaude ai percorsi intrapresi dal Marocco per bloccare ogni strumentalizzazione della fede che porta alla violenza terroristica e all'odio. Sintonia tra il re e il Papa che poco più tardi nel Palazzo Reale firmano un appello congiunto per Gerusalemme. Città santa, libera per tutti, patrimonio dell'umanità da preservare, luogo di incontro e coesistenza pacifica, dove coltivare il rispetto e il dialogo. Ultimo incontro interreligioso nell'Istituto Mohammed VI, dove si formano le giovani generazioni di mamme e ulema, predicatori e predicatrici. Testimonianze forti e musica per mostrare il volto moderato dell'Islam, pronto a fare i conti con la modernità nella linea della dichiarazione di Abu Dhabi. E dunque l'ultimo appuntamento di oggi per il Pontefice è stato con i migranti, ognuno ha diritto al futuro, ha detto Francesco. Sentiamo il servizio di Paolo Fucili. Voi siete Cristo che bussa alle nostre porte, una ferita grave che grida al cielo. Parole forti sceglie Francesco, accusando anzi indifferenza e silenzio su migrazioni forzate, rifugiati, vittime della tratta. L'occasione e l'incontro alla Caritas di Rabat, ultimo impegno in agenda di oggi, primo giorno di viaggio in Marocco. Lo spazio può accoglierne non più di 60. Atmosfera semplice ma cordiale. Qua i mezzi sono pochi, l'impegno tanto. Ora che è chiusa la rotta libica, molti africani puntano sul Marocco, sull'accidentata via per l'Europa. Ogni persona, dice Francesco, ha diritto al futuro, che vuol dire anche diritto a non essere costretto a migrare. Poi cita ed elogia il patto siglato proprio a Marrakesh in Marocco a dicembre dalla comunità internazionale. Effettivamente un migrante non è più umano o meno umano in funzione della sua ubicazione da una parte o dall'altra di una frontiera. E allora ammonisce: no al solo assistenzialismo per i migranti, no alle espulsioni collettive, sì all'ampliamento dei canali regolari. Nessuno è uno scarto umano, mai lasciarsi condizionare dalla paura o dall'ignoranza. E domani TV 2000 seguirà la seconda giornata del viaggio del Papa in Marocco dalle 10.50. Uno speciale diario di Papa Francesco ci accompagnerà all'incontro del Pontefice con il clero locale e con il Consiglio Ecumenico alle 11.35. A seguire l'Angelus nel pomeriggio, poi alle 15.30 la diretta della Santa Messa. Cambiamo argomento, centinaia di cellulari italiani sono stati infettati da un virus che raccoglieva informazioni personali, usato solo per intercettare criminali. Lo ha scoperto un gruppo di esperti e ricercatori. Di che si tratta? Lo scopriamo con Silvio Vitelli.
L'app Malevola ha accesso alle conversazioni telefoniche, registrazioni audio ambientali, cronologia dei siti visitati, appuntamenti del calendario, geolocalizzazione, chat di Facebook e WhatsApp. Sarebbero centinaia, forse un migliaio, gli italiani intercettati per colpa di questo spyware difettoso, sviluppato da un'azienda di Catanzaro che avrebbe vinto un bando della Polizia di Stato. È la scoperta fatta da Security Without Borders, una no profit che spesso investiga su minacce contro dissidenti e attivisti per i diritti umani e dalla rivista Motherboard. Il software viene solitamente utilizzato per intercettare persone nel mirino delle forze dell'ordine, ma avrebbe infettato per mesi anche gli smartphone di italiani non coinvolti in alcuna indagine, che lo avrebbero scaricato attraverso applicazioni apparentemente innocue del Play Store ufficiale di Google. È un fatto gravissimo, dice il garante della privacy Antonello Soro, c'è grande preoccupazione, faremo i dovuti approfondimenti, i contorni della vicenda, conclude, sono ancora assai incerti. Andiamo a Verona adesso per il congresso delle famiglie. Il ministro dell'Interno Salvini interviene dal palco mentre fuori centinaia di donne protestano. Nicola Ferrante. È il giorno del vice premier Matteo Salvini al congresso di Verona. Già all'arrivo chiarisce che la legge sull'aborto, la 194, non si tocca. Siamo qua non per togliere niente a nessuno. Non si tocca niente a nessuno. Poi sale sul palco, punta il dito contro l'ideologia gender e sul piano politico attacca il sottosegretario Spadafora, critico sulla presenza del vice premier al congresso. In serata la difesa dell'altro vice premier Di Maio, che parla di stucchevole strumentalizzazione da parte di Salvini, che invitava il sottosegretario a occuparsi di adozioni. A proposito di adozioni, lo suggerisco a qualche amico di sinistra, a qualche amico al governo, invece di occuparsi di adozioni varie ed eventuali, io lo sto facendo, spero che lo stiano facendo anche altri ministri e altri parlamentari, rendere più veloci e meno costose le adozioni per le 30.000 coppie italiane che da anni aspettano di adottare un bambino in Italia, in Africa, in giro per il mondo. All'esterno protesta l'altra a Verona, 20.000 la marcia delle donne di Non Una di Meno, cantano Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao. Rivendicano la libertà di amare e di sentirsi famiglie, fra loro anche Laura Boldrini. Mentre anche il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, prende le distanze dal gadget dell'evento, la riproduzione in gomma di un bambino di 10 settimane, una sensibilità, dice, che io non ho. E Lega 5 Stelle con i deputati Bagnai e Bottici hanno presentato una mozione per chiedere al governo di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, per acquisire anche le notizie sull'oro posseduto all'estero e sulle modalità per l'eventuale rimpatrio di questo patrimonio. Mozione che sarà votata in aula mercoledì. Ancora politica, in vista delle europee a Roma, Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti hanno presentato i loghi delle liste per Bruxelles. Il servizio con Leonardo Possati. Dall'Assemblea Nazionale di Forza Italia Silvio Berlusconi lancia ufficialmente la sua candidatura a capolista per le prossime elezioni europee. Noi fummo indispensabili allora e, per quello che tutti voi sapete bene, siamo ancora assolutamente indispensabili anche adesso. Con lui sul palco, dal Pala Euro di Roma, fa gli onori di casa il vicepresidente del partito Antonio Tajani, che chiarisce l'obiettivo che si prefigge Forza Italia, ovvero recuperare elettori nel grande spazio politico che si è venuto a creare tra la Lega e il PD. E sempre guardando alle prossime europee, Nicola Zingaretti ha presentato oggi a Roma il nuovo simbolo del Partito Democratico. Sotto il tradizionale acronimo con i colori verde, bianco e rosso si trova il logo di Siamo Europei, il manifesto promosso da Carlo Calenda. Un simbolo senza grandi guizzi sul piano grafico e non particolarmente elaborato, ma leggibile ed equilibrato. Il leader PD ha sottolineato come la sua idea degli Stati Uniti d'Europa preveda l'elezione diretta del presidente. Ora la sfida unitaria è aperta. Come sapete, in tutta Italia, in questo momento, io ieri ero a Modena, a Mirandola, stanno prendendo nuovamente forma e corpo alleanze per le amministrative le più larghe, le più pluraliste, le più diverse, che stanno unendo finalmente di nuovo delle alleanze che vedono protagoniste forze civiche, che si stanno unendo.
La cronaca: la polizia ha arrestato una maestra e una bidella di una scuola dell'infanzia di Lamezia Terme in Calabria, accusate di maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni bambini. Dalle indagini, riferiscono gli investigatori, sarebbe emerso il clima di vero e proprio terrore che regnava all'asilo. All'estero, tensioni e scontri a Barcellona, la manifestazione indetta dall'ultradestra spagnola. 3 le persone arrestate, 5 i feriti. Letizia Davoli. Tensione e scontri a Barcellona, dove l'ultradestra nazionalista di Vox si è radunata con alcune migliaia di sostenitori guidati dal leader Santiago Abascal per l'unità della Spagna e per chiedere che l'indipendentismo catalano sia stroncato con le maniere forti. Ad opporsi ai sovranisti che si sono riuniti nella simbolica Plaza di Spagna, i movimenti indipendentisti catalani, l'estrema sinistra e i centri sociali, decisi ad impedire la provocazione di Vox con la benedizione della stessa sindaca di Barcellona. Vox, che nelle recenti elezioni regionali è riuscita ad entrare nel Consiglio regionale dell'Andalusia e ora punta al Congresso dei Deputati, dove i sondaggi lo accreditano di un 10% abbondante. Difenderemo fino alla fine una Spagna unita, urlato dal palco il leader di Vox, che chiede il pugno di ferro senza compromessi. La Catalogna non è una nazione ma parte della Spagna e la comunità è la cosa più sacra. La unità di Spagna si difende hasta las últimas consecuencias. Parole che hanno scatenato scontri e violenze. 7 manifestanti sono stati arrestati, 5 feriti, tra cui un poliziotto. Si è conclusa senza incidenti gravi invece la marcia del ritorno programmata oggi a Gaza da Hamas nell'anniversario della giornata della terra e ad un anno dal lancio dell'iniziativa per un ritorno in Palestina di chi ne era fuggito. Oggi poche schermaglie, complice anche la pioggia, un percorso lontano dai confini, mentre ieri si sono registrati scontri anche gravi durante i quali un 17enne palestinese è morto e oltre 30 persone sono rimaste ferite. Theresa May non molla. Dopo la terza sconfitta da Downing Street, pensa di far votare ancora l'accordo alla Camera. La Premier non crede che l'intesa sia morta del tutto e vuole continuare a cercare consensi. Il piano del governo prevede di riproporre l'accordo la prossima settimana a Westminster in un ballottaggio con un piano B alternativo, una iniziativa parlamentare che dovrebbe emergere dalla prossima riunione d'aula prevista lunedì. In caso di quarto no, ovviamente non resterebbero soluzioni diverse dalle elezioni. Chiusura della causa diocesana di beatificazione oggi al Duomo di Orvieto per Gianfranco Maria Chiti, un militare chiamato il generale di Dio. Il servizio di Davide Murcia. Si è concluso oggi nel Duomo di Orvieto il processo diocesano di Gianfranco Chiti, il generale arruolato da Dio. Generale dei Granatieri, nato a Gigliese nel 1921 in provincia di Verbania, Gianfranco Chiti fece la campagna di Russia e dopo un periodo nella Repubblica di Salò, in cui salvò ebrei e partigiani, decise di farsi frate, frate cappuccino. Una volta che aveva raggiunto il grado di generale, poteva benissimo vivere facendo il terziario francescano e invece preferì che cosa? Preferì fare il voto di povertà e andare a finire tra chi? Tra quelli che lui definiva i fanti di Dio, i cappuccini. Povero tra i poveri, dedito alla preghiera e al sostegno spirituale delle moltissime persone che a lui si rivolgono, con il saio sempre più logoro, la barba bianca e il suo sorriso gentile, diventa una figura amata e popolare, soprattutto ad Orvieto, dove muore in odore di santità nel 2004. Oggi la sua causa di beatificazione arriva in Vaticano per essere studiata. È interessante così sottolineare come lui abbia coniugato fede e militarità già a 15 anni. Lui fa un voto alla Madonna perché possa superare gli esami ed entrare nella vita militare. E questa fede in Maria, questa fede potremmo dire anche cristocentrica dagli scritti, emerge in modo chiaro, lo accompagna per tutta la vita. Anzi, c'è qualcuno che addirittura ha paragonato il servizio di Padre Chiti con quello di un cappellano militare. Calcio d'inizio questa mattina per la Clericus Cup, il campionato di calcio con squadre composte da sacerdoti e seminaristi arrivati da 67 paesi del mondo. Francesco Durante. Oh!
segnare un gol ed esultare di gioia con un alleluia nel cuore che ricorda quello cantato nelle liturgie. Inizia il torneo della Clericus Cup quest'anno con un'importante novità. Seminaristi e sacerdoti giocheranno in gironi differenti sui campi di calcio con lo sfondo del cupolone. Giocare per credere è lo slogan che accompagna la 13ª edizione del campionato. Come Madre Ecclesia sempre se la mettiamo tutta e crediamo fino alla fine che possiamo giocare e possiamo vincere anche quest'anno. A contendersi la Clericus Cup, 16 squadre composte da 359 atleti di 67 nazionalità, 34 gli italiani convocati. In seminario quando sono arrivato, la prima partita ho fatto 4 gol, allora hanno detto bomber, mi hanno chiamato così. Iniziato nel cuore della Quaresima, il campionato degli ecclesiastici farà una sosta di 3 settimane tra la Domenica delle Palme e la Seconda di Pasqua per poi riprendere sabato 4 maggio. Il grande appuntamento con le due finali è per il 1° giugno. 20:45 era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito. Buona serata.